Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, parliamo di Under 17 femminile, un argomento un po' particolare e adesso vi spiego perché parlerò di questo video. Juventus, Fiamma Monza, anzi Fiamma Monza, Juventus. Allora, intanto parlo dell'Under 17 femminile perché avete visto che il canale, lo sapete benissimo, è stato chiuso per 3 giorni per motivi personali. E non sono riuscito a parlare né della partita di giovedì dell'Under 23 con l'Arezzo, né della partita della primavera contro il Chievo. Ma siccome io sono, non dico specializzato, ma mi piace parlare del calcio giovanile, ho voluto fare qualcosa di diverso e parlare dell'Under 17, appunto femminile, che al primo anno non c'era mai stata l'Under 17 femminile, in un campionato di Under 17 non c'era mai stato a livello femminile. E quindi primo anno della Juve, primo anno proprio del calcio femminile Under 17. Oggi c'era l'occasione, proprio perché c'era Juventus, appunto Fiamma Monza e Juventus, e ho voluto fare appunto questo video, diciamo per sostituire un po' il video della primavera maschile. Farò video sulla primavera femminile appena la primavera inizierà il campionato, ma l'Under 17 non la farò sempre, però se capitano 6 settimane così, Under 17 maschile, femminile, 15, se capita e riesco a seguire una partita lo faccio volentieri, un video. Appunto parlavamo di Juventus femminile Under 17 che batte il Fiamma Monza a Milano, però campo del Masseroni Marchese, pensate, squadra che ci avevo giocato io quando giocavo a calcio, pensate, sto diventando vecchio, comincio a ricordarmi quello fatto nel passato. Dunque, tornando a noi, Juventus che batte il Fiamma Monza 8-2 in trasferta e comanda ampiamente il girone Lombardia del campionato Under 17. E, ripeto, è un campionato nuovo che non ha tantissime partecipanti, ma le ragazze di Daniele e Diana sicuramente sono partite col piede giusto. Tra l'altro Diana, che l'anno scorso aveva portato la primavera femminile alla finale scudetto, quest'anno la primavera è stata rivoluzionata proprio come campionato ed è nata l'Under 17. L'anno scorso la Juve aveva tante Under 17 nella primavera, più Caruso e Gliona che componevano che venivano giù dalla prima squadra. Quest'anno insomma c'è più, secondo me è più giusto così, insomma la primavera è più primavera e non è solo un under. Primavera dell'anno scorso era un Under 19 con dentro tutto fino all'Under 15, quest'anno l'Under 17 è la categoria giusta di mezzo, no? E dunque, come detto, quindi la categoria è quella giusta ed è molto bella questa idea del campionato Under 17 per cercare di portare il campionato femminile e i campionati maschili allo stesso livello, che secondo me è la cosa più giusta, almeno a livello organizzativo. Detto questo, la Juve che vince 8-2, e faccio intanto i complimenti, intanto saluto e faccio i complimenti agli amici di JWS Juventus Women Supporter, sia per salutarli e invitarvi a iscrivervi al loro gruppo su Facebook, ma anche per complimentarmi con loro. Mamma mia, mi mangio le parole stasera, proprio perché sono andati anche a vedere l'Under 17, seguono le ragazze dall'Under 15, cioè seguono tutte, e bisogna solo fare i complimenti. Detto questo, l'8-2 della Juve col Fiamma Monza, e risultato che a me è partita che a me, come posso dire, Mi ha portato un sacco di ricordi, perché il Fiamma Monza è una squadra, pensate, che è la squadra che mi ha, non dico avvicinato al calcio femminile, perché alla fine non è che mi sono avvicinato tanto col calcio femminile, soprattutto con la Juve, cioè l'entrata della Juve mi ha catapultato dentro in pieno, però mi ero sempre informato sul calcio femminile eccetera, da quando appunto il Fiamma Monza vinse il campionato e ci giocava la ragazza dell'allora ragazza di Ronaldo, Luis Nazario da Lima, che manco mi ricordo come si chiama, Marta mi sembra, ma non sono sicuro, non mi ricordo, se ve lo ricordate scrivetelo. E niente, quindi mi ricordo il Fiamma Monza. Poi il Fiamma Monza adesso è calato, adesso è attualmente in Serie C, non c'era la possibilità di affrontare la Juventus prima squadra col Fiamma Monza, non c'è neanche nella primavera, perché Juventus e Inter sono le uniche due squadre che hanno entrambe le categorie, cioè Juventus e Inter femminile sono le uniche due squadre che hanno le due squadre, primavera e Under 17, per cui insomma diciamo che era l'unica occasione per giocare col Fiamma Monza e questo campionato Under 17, quindi sono molto contento, mi ha portato, ripeto, molti ricordi, molti proprio appunto pensieri, perché io mi ricordo le partite che ogni tanto trasmettevano,
la vecchia Tenna 3, ogni tanto la buttavano dentro, mi ricordo fiamma a Monza con il Bardolino Verona, perché il Verona si chiamava Bardolino, insomma, bei ricordi. Mi ricordo, ogni tanto si guardavano queste partite. Bene, ragazzi, dunque chiudo qua il video. La Juventus batte il Fiamma Monza 8-2. Complimenti alle ragazze, Juve che comanda a punteggio pieno la classifica. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!